Benvenuto a questo nuovo appuntamento e come hai potuto ovviamente vedere dal titolo, 10 consigli e idee da sviluppare per migliorare il tuo fraseggio. E finalmente lo posso dire, sigla! Yeah, ok, allora io direi entriamo subito nel merito, perché sennò mi si dice che mi dilungo troppo sul chiacchierare. Ok, scherzo, ovviamente è ironico tutto ciò. Allora, beh, vado, io mi sono ovviamente preparato un elenco di queste cose e poi magari sotto lo vado a pubblicare, quindi andiamo a prendere in considerazione un primo elemento su cui lavorare. Sono 10 spunti, 10 idee per permetterti di far crescere il tuo fraseggio. Quindi, prima idea, il fraseggio che molte volte a livello istintivo succede, magari non a tutti, magari non è cosa comune, quindi se non fa parte di te, salta al punto successivo o semplicemente piglialo come un ripasso. Un elemento molto importante nel fraseggio jazz, swing, blues, insomma, è la partenza del fraseggio in levare, quindi non in battere. Quindi banalmente, io adesso ovviamente mi sono preparato degli esempi semplicissimi che possono davvero arrivare a tutti, poi dopo tu adatterai a il materiale che sarà sotto le tue dita, la tua conoscenza. Quindi io ti faccio un esempio banalmente con una pentatonica, quindi 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Ok, fraseggio, frasi in ottavi che parte in battere. Se io la prima nota comincio a levare, quindi 1 2 3 4 1. Ovviamente devo saltare una nota, in questo caso nel ritorno non ho messo il re. Ha l'economia di una frase del genere, come dire, poco tange. Resta il fatto che la frase che comincia a levare sarà sempre, come dire, più filante, più rotolante, più ficcante da un certo punto di vista, quindi avrà maggior impatto. Provare per credere, insomma, lavoraci sopra. Un altro elemento importante nel fraseggio da prendere in considerazione per migliorarlo è ogni tanto prenditi un momento di tempo, come vogliono essere appunto questi spunti, per farti lavorare su un singolo elemento, per migliorare veramente su un aspetto, ti prendi un momento di tempo e lavori solo sulla partenza elevare, in modo che magari venga a far parte un po' più della tua parte, come dire, istintiva, quando poi vai a improvvisare e via discorrendo. Un secondo elemento che non si finisce mai di dire è l'uso delle pause, anche nel fraseggio libero, così, ok. A volte è bello, come dire, rendere tutto un po' più elettrico. Però togli il fiato, cioè, bello ascoltare, ma come dire, fino a un certo punto. Cioè, un solo dovrebbe avere, come dire, un crescendo, un raggiungimento del climax, una storia raccontata da te, e in questa storia vedi come io mi prendo dei momenti di pausa che ti danno modo di seguirmi, perché se parlassi veramente tutto di fila toglierei il fiato, come a volte succede suonare di fila. Quindi le pause. Fraseggio che comunque ti faccia respirare. E ovviamente per portare tutto questo, come dire, un po' il trucco è non portare il ritmo fuori da te solo attraverso le mani, ma portare il ritmo dentro di te. Io per fare tutto ciò, cioè per gestire bene le pause, prima di tutto devo avere una sorta di impalcatura interiore in cui io sento il ritmo, quindi comincio a mettermi in testa una situazione tipo. Lascio delle pause, ma come dire, dentro di me intanto continua a rotolare questo 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok. Poi va bene anche l'abitudine magari a suonare tanto con batteristi, questo è un'altra cosa molto importante, perché ti aumenta sicuramente il senso del tempo, insomma. Uso degli intervalli, un altro spunto importante. Ogni tanto il materiale che tu hai
imparato attraverso la codifica dello strumento e come io uso dire così, mamma didattica te l'ha insegnato, che poi sia un arpeggio, una scala, via discorrendo, molte volte rimaniamo un po' figli di un imprinting perché la sesta corda è da dove impariamo primordialmente del materiale didatticamente e poi nel tempo ci accorgiamo che siamo un po' troppo vincolati a quello, no? E a volte prenderti una mezz'ora di studio per scardinare un certo concetto e vederlo da un altro punto di vista, che poi sia semplicemente, banalmente, ripassarti, cominciare a ripassare tutte le scale, non dalla stessa corda, ma dalla prima, per modo di dire, quindi soltanto nel discendente, per modo di dire, quindi osservare lo stesso materiale da un punto di vista diverso. Questo, appunto, ti permette ovviamente di ragionare musicalmente con degli intervalli differenti. Quindi se la tua, banalmente, sempre il mio esempio molto semplice che possa arrivare a tutti, la tua pentatonica, la concezione è ovviamente questa. Sì, certo, suonarla al contrario è la prima cosa, la prima ovvietà che tu puoi fare, però poi scardinare il concetto di come mamma didattica te l'ha fatto osservare, quindi con questi passaggi. Limitando la tecnica, ad esempio, quindi non più all'uso di tutte le dita per diteggiare come appunto tu hai imparato didatticamente, ma soltanto con un dito potresti avere una visione semplicemente differente. Banalmente, la mia pentatonica ha le note tutte su una corda, ma come nell'osservazione di altri modelli di scala, una scala maggiore? Come dire, io non suono tutte le note che ho suonato col dito 1 o 2. Già, vedi che si possono costruire delle soluzioni intervallari differenti. Stessa cosa dicesi con gli arpeggi. Questo perché semplicemente a volte siamo appunto involontariamente figli, dico in questo modo che ovviamente è un paragone, figli di una diteggiatura, di una geometria, e invece non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere sempre l'orecchio un passo avanti. E per poter risvegliare un po' questa cosa, diciamo che un elemento importante, interessante, è appunto rompere gli schemi, destrutturare un determinato concetto semplicemente imparato da una diteggiatura e riascoltarlo come magari andrebbe ascoltato, per vedere nuove opportunità e nuove soluzioni. Questa è, insomma, un'altra idea ancora per lavorare sugli intervalli dati da materiale che già conosci, che semplicemente il monito è osservalo da un punto di vista diverso. Poi un altro spunto, fonte di studio, è lo slide come tecnica, cioè la chitarra è uno strumento che permette di ragionare con le note sia in verticale che in orizzontale. Noi in verticale, stando in posizione, abbiamo a disposizione due ottave, quindi se pensiamo a due ottave sul pianoforte, wow, si possono fare veramente tante cose. Quindi in verticale, stando in posizione sulla chitarra, io ho tutte e 12 le scale maggiori, minori, minori melodiche, gli accordi, tutti gli arpeggi, tutti rivolti. Sì, certo, ho due ottave, quindi già nella stessa posizione posso davvero studiare, trovare materiale e espandere le mie conoscenze. Ma la chitarra è anche uno strumento che si può vivere in orizzontale, in quanto ogni corda ha comunque ovviamente lo suo sviluppo di note fino ad arrivare all'ottava e poi a proseguire, e tutto questo dà una concezione a questo strumento che permette, ad esempio, la stessa frase di essere suonata su diverse posizioni, banalmente do, re, mi bemolle. Poi adesso qui arrivo a questo do, ma non ho le altre note, però volendo, quindi ho un do, un do, un do, un do, un do, e quindi questo si replica, oltre che in verticale, lo posso vedere appunto sviluppato in orizzontale. Un buon sistema è gestire interamente un'improvvisazione solo su una corda, e la congiunzione risulta la tecnica dello slide, che ovviamente permette questo glissato di far somigliare un po' di più il fraseggio al canto, in quanto il canto è per antonomasia lo strumento che gestisce al meglio proprio il glissato di collegamento tra una nota e l'altra. E quindi lo slide, prendere l'occhio in questo caso con le misure proprio sul manico, una questione di mira, allenarsi, cominciando a gestire banalmente sulla seconda corda, sulla prima. Io ti consiglio di cominciare a sviluppare al canto questa cosa, e poi ovviamente anche sui bassi, per carità, e magari con la semplice visualizzazione della pentatonica, quindi la tua pentatonica di là.
Quindi questa è sulla seconda corda, sulla prima corda. E vedi che si possono costruire melodie, si possono fare una serie di cose e ovviamente tutto questo ci devi prendere l'occhio, ci devi prendere la mano, ci devi prendere l'orecchio a capire le soluzioni, gli intervalli e sono tutte comunque opportunità in più che si sviluppano a ridosso del fraseggio. E un altro elemento fonte veramente di studio molto molto importante è il ritmo nelle frasi. Banalmente prenditi del tempo, una backing track 2-5-1, il modello di scala che vuoi, cioè dalla semplice pentatonica a gestire, esempio, qualche spunto giusto melodico, armonico, molto veloce, a gestire ad esempio preparazione, tensione, risoluzione, quindi la scala maggiore sull'accordo di Re, ovviamente con la mia visione della mia triade Re fa la Do dell'arpeggio, quindi ottengo il sound dorico, ottengo un sound comunque privo, tra virgolette, di tensioni, posso impennare la mia tensione sul Sol con un arpeggio diminuito, una scala esatonale, possono essere davvero tanti gli spunti, comunque un fraseggio cromatico, quindi gestire un qualcosa di tensivo, per poi semplicemente andare a risolvere quando arriva l'accordo di Do. Non vuole essere questo il momento melodico armonico, ma giusto per farti comprendere che cosa sto parlando. Quindi, indipendentemente dal materiale che hai sotto le dita, se gestisci con questa soluzione che può essere preparazione, tensione, risoluzione, oppure con gli arpeggi, oppure con l'imposizione del lido dominante, di quello che tu vuoi, la minore armonica, insomma. Quindi mi raccomando, questa cosa magari espandila davvero su potenzialmente tutto il materiale codificato che tu conosci attraverso la chitarra, perché in realtà la vera fantasia, ecletticità, eccetera, eccetera, è il ritmo poi in quello che tu applichi. Banalmente la stessa frase, scusami, frase portata tutta in ottavi, già in terzine. Ovviamente bisogna sempre stare attenti alla chiusura, come in questo caso, di andare a verificare magari che devo aggiungere una nota, devo creare una congiunzione, devo metterci un cromatismo, devo togliere una nota, a seconda di quello che poi la divisione ritmica che io vado a interpolare. Né più né meno come sempre la stessa frase, se pensata magari a una scomposizione, cioè i sedicesimi, qua i andato, i andato. Quindi, vedi che la stessa frase, due, le terzine, quartine, già cambia. Scomposizione di sedicesimi. E ovviamente pensare ritmicamente ti aiuta a sviluppare nuove opportunità, a trovare nuove soluzioni, quindi a mettere insieme l'orecchio che deve sempre pagare nella soluzione di estetica di composizione di un fraseggio, e però deve adattarsi ovviamente la meccanicità, andare a trovare magari una nuova soluzione a seconda del ritmo che cambi. Quindi è un'altra fonte di studio molto molto importante, e sicuramente mezz'ora passata con uno di questi spunti davanti ti offre la possibilità di ampliare ulteriormente, insomma, il tuo fraseggio. Sono arrivato a 5 punti e siamo già a 14 minuti, quindi io fermo a metà perché ovviamente sapevo di dovermi concedere un po' di più, e ti rimando alla seconda parte. Ci rivediamo settimana prossima. Se è la prima volta che mi vedi, La Chitarra Jazz per Tutti, pagina Facebook, vai a metterci un like, condividi questo video con i tuoi amici, veramente ringraziamento che puoi farmi per questo contenuto gratuito. Canale YouTube, iscrizione, campanellina, e sempre buona musica, buono studio, buon divertimento. Alla prossima, ciao ciao.